Siamo all'alba, ore 7 del mattino e si va a fare petto bicipiti in Gold Gym. Ecco i coraggiosi che nel mio viaggio con gli iscritti si stanno venendo ad allenare alle 7 del mattino. Oggi ci spacchiamo, eh. Questo è il workout della vita. Dobbiamo uscire con le braccia che nemmeno si sollevano più. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi vi compro una canottierina perché voglio farvi vedere il petto mentre mi alleno. Benvenuti alla mecca del bodybuilding, Gold Gym Venice. Ormai l'avrete vista in tantissimi miei video, l'avete vista in tantissimi video di tantissimi altri youtuber, ma in generale sui social è esplosa. Ma per farvi un'idea, per chi magari non ne sa troppo, la Gold Gym è uno dei punti più importanti per il bodybuilding mondiale. Tutti i più grandi campioni, non solo del bodybuilding, ma anche di tantissimi altri sport, si sono allenati proprio qua. Tralasciando quelli che conosciamo di più, come Arnold, Franco Columbo, il famosissimo Ronnie Coleman. Anche attori sono allenati qui, tantissime persone hanno preso la Gold Gym come punto di riferimento per lo sport, non solo il bodybuilding. Non a caso lì c'è scritto Where Legends Are Made. La palestra è suddivisa in quest'ala, che è l'ala principale, dove ci sono le gambe, sopra c'è l'area stretching e addominali. Questa qui è l'area macchinari e cavi, qui il più piccolo pesa 140 kg. Dopodiché ci spostiamo nella prima parte esterna, che è quest'ala dedicata al classico multistation del dorso. Ci sono le ruote giganti per chi fa crossfit o per chi vuole semplicemente sollevarle. C'è tutta un'area con le palle mediche, i kettlebell, le ruote per fare crossfit e fare tutte le varie attività all'esterno. Poi ci spostiamo da questa saletta, ci spostiamo di qua, che è un'altra delle sale principali, dove ci sono tutti i manubri. Un po' ovunque ci sono i multi power e tutta la sala cardio, ci sono veramente tanti di attrezzi. E poi all'esterno l'iconico muro della Gold Gym di Venice. Questa è una delle aree esterne più famose del mondo della palestra. Proprio lì in alto c'è la posing room, dove andremo più tardi. E poi ultima parte esterna, dove ci sono le panche per il petto, per i bicipiti, tutta questa parte, e si prolunga fino ai macchinari che ci sono là in fondo. Comunque, tour finito, recuperiamo i ragazzi e si inizia il workout di petto. Gianluca, vieni qua, non ti perde. Grande Gianluca, che è anche in palestra, indossa la collezione Cavi College. Siamo troppi per fare un workout insieme, quindi ci dividiamo in due gruppi, quelli scarsi e quelli forti. Ma infatti tu eri incluso in quelli forti, che sei fortissimo. Poi lo faremo vedere. Allora, vi alleniamo sempre io e Ale, però stateci di fianco, cioè gli diamo noi gli esercizi da fare ogni volta. Poi non possiamo fare lo stesso macchinario, perché sennò ci mettiamo a sudare la vita. Iniziamo chest press, via. O sai che ti dico, vaffanculo, sto sempre io a lavorare, vieni qua te, sei l'unico che qui è ancora un personal trainer in attività insieme alla Memly. Facci tu l'allenamento. Allora, io inizierei con una chest press leggera oppure una pectoral leggera per iniziare di attivazione. Di attivazione. Vai. Io partirei con la chest press. Partiamo con la chest press. Iniziamo a caricare un pochino. Ci sono 56 kg per lato circa. Vai, prima sei allenante, dai. Voi non lo vedete, ma Gianluca è alto 1,40 m tipo, pesa 50 kg, ma è fortissimo. Fa i pesi nostri facili. Guarda qua, è il futuro Franco Columbo, ragazzi. Aumentiamo, vai. Opla. Sono in pausa, andiamo a controllare i bambini cosa stanno facendo. Ecco lì, i miei figli. Che cacchio fa il telefono? Allenate. Oh, oh, oh. Basta. No, non raccoglierlo. Bravo. Oh, fate gli esercizi fatti bene. Controllatemi lui, mi raccomando. Ve mando cocciale che ve sgrida. Secondo esercizio. Oh, quante cazzo avete messo? È pesantissimo. Oh, lightweight. Mamma, non fa male. Vai Rocky, non fa male. Vai, soffri. Sì, 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 sì. Oh. Altre sette. Cula, mamma. Più bastardo. Vai, dai, no. Terzo esercizio, è una chest declinata. Fantastico questo macchinario, perché è convergente, va a chiudere. Senti lavorare il petto in una maniera assurda. Ma dopo oltre la canottiera mi compri anche il reggiseno? Vabbè, non so da quanto che non avevo ste poche. Sono castrato. Contrai bene il petto in alto, eh. Chiudilo forte, chiudilo forte. Vai. Chiudi, strizza, strizza.
Bravo. Vai. Com'è? Cioè, mi sono cresciute le tette con un esercizio. Sentiamo. Porca vacca. È duro, eh. Giallo, indurisci il petto. Porca vacca, un muro. Si è tolto la pump cover. Effetto Golgi in Venice Beach. Ma so che anch'io. Ah no? Ah, vai, vai. Non era? E beh. Posing time. Ci stiamo ancora scaldando. Tra un'oretta ci dobbiamo le fette del tutto. E tra l'altro siamo i più piccoli qua dentro, quindi ci stanno prendendo per il culo pari. Cioè lui è tipo un masso. È tutto concentrato in un metro. In un metro e trenta. Oh, muovile. Belle. È così anche la parte inferiore del corpo? Sì. Enjoy. Com'è questo? È duro. Eh? È duro. Oh, senti com'è duro un po'. Senti com'è duro? Oh, tu mi hai detto senti com'è duro. Ah, ma tu Jerry sei spogliato. Madonna. Va bene, ora c'è anch'io senza maglietta. Lui è in definizione, quindi guarda qua. Le fibre del petto. Wow. Voglio metterci la faccia. Bravo. Dai, faccio che è grosso davvero, dai. Copre tutta la videocamera. È il bulk, è il bulk. No. Strizza, strizza. Com'è? C'è il dorso in pappa invece del petto. Tocca a pensino se vuoi. C'è la mano congelata, asci tua. E comunque sono pieno di liquidi, un po' ingrassato perché sono 4-5 giorni che mangiamo male. È normale, siamo a Los Angeles, non possiamo pensare di mangiare sempre bene. Ti escono fuori i cuscinetti dalle ascelle. E tu lo alleno. Vai. Tocca ferro. No, qua. E per l'ultimo esercizio di petto facciamo le spinte in questo modo. Ok, senti il petto. E davanti, ovviamente, davanti è bello. Ci dovrebbe essere, ha detto Emily, uno che seguiamo su Instagram, che fa delle meme sui bodybuilder, sui crossfitter. Can we take a photo with you? Can we? Ok, let's do that. Mi prego, raga, fatemela pure a me. C'era il momento fanboy. Mi sento tipo super in imbarazzo a chiedere le foto. Io, ragazzi, non chiedo mai le foto a nessuno. Lui è super gentile comunque. Sì, è vero. Ma che scena t'ho preso? Ah, ma sotto non faccia. Sì, ma lo sfondo è troppo bello. Cioè, vai così. Aspetta, aperto, bravo. Prima siamo messi. Madonna, se sei enorme, Ale. Grazie, fratello. Cioè, guarda qua. Altra scena. Mamma mia. Differenza tra definizione e bulk, ragazzi. Tra powerlifter e bodybuilder. Oh, faccio vedere come si fanno i bicipiti. Qui tutta un'altra storia. Lo sfondo. Vai a vedere come si fa. Good job. Petto bici comunque è proprio da gym bro medio. Aspetta, basta sto coso. Bene, chico. Facile, no? Allora, tutti in posing room. Io sono in bulk, quindi non tolgo la maglietta. Anzi, io sono in bulk da 3 anni, quindi non toglierò mai la maglietta. Com'è andata? Bene, direi. Almeno vedi tutti i difetti che hai. Oh, dov'è che sono i tuoi difetti, per curiosità? Ce ne ho di difetti. Gambe. Io vedo solo che si è fatta una certa e c'ho fame. Ciao Golgim, ci vediamo domani alla stessa ora. Finito? Tutto a posto? Tutto a posto. Cioè, mi stanno finendo in Italia. Che cazzo, che culo. Yeah. You know Italian. Che belle tette. Italia. You know what does it mean? Che figa. Yes. You figa? Know? Yeah. Che figa? Che figa no. You see the girl over there? Che figa. Che figa? Yeah. Ok. Cool girl. Ciao a tutti. Ciao. E comunque durato tipo 2 ore e mezza il workout. Adesso non aver voglia di tornare a casa. Ragazzi, sapete qual è la soluzione per rimanere per sempre in Golgim? A trovare un lavoro qui? No. Andare nel link in descrizione, utilizzare il codice FICEFOOD su Bulk e avere lo sconto massimo. Oh. Così? Si diventa grossi. Mi raccomando. Te che compri tutti i mesi, qual è il tuo prodotto preferito da Bulk? Cookie all'arancia. Quindi biscotto Foist. Biscotto Foist. Bravo, tu mi piaci. Tu mi piaci. Bravo. Comunque i migliori prodotti di Bulk sono proteine isolate al cioccolato, whey proteine isolate,
biscotto proteico al cioccolato d'arancia. Sono appena uscite sul sito i nuovi gusti delle proteine gourmet. Davvero? Sì. Comunque, adesso andiamo a fare colazione e poi andiamo a fare un giro per Venice. Andiamo a giocare un po' a basket e vediamo un po' cosa facciamo oggi. Ecco il Firehouse, dove facciamo sempre colazione post workout. E i ragazzi, io non sono venuti in palestra, mi stanno aspettando lì. Che gruppone, ragazzi. Che gruppone. Credo che questo video esca prima del primo video sul primo canale del viaggio. E nessuno sa chi cazzo siete ancora. Perfetto. Bello, bello. Perfetto. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Buon appetito, amore. Serve forse un po' di contesto a questo video. Cioè, io sono già tornato in Italia e questo video sta già a Los Angeles. Non ho fatto la chiusura, ma va bene così. Sto tornando ufficialmente a spingere in palestra. Se volete altri video, oltre a iscrivervi, lasciate un bel like. Noi ci vediamo sempre qui su Giovanni Foy's Vlogs.